Eccolo se lo mai, ragazzi, rieccoci quanti, carichi pimpanti, arzilli nel canale, un altro bevi di insieme, questo è un po' spartito ovviamente, quando prendo appunto la linea siamo ormai al 90esimo, bello denso, con il recupero che sta per arrivare, è stata comunque una partita discretamente giocata dalla Juventus se posso essere sincero, e lo 0-0 in questo momento che sta maturando, potrebbe anche andarci meglio stavolta. È stretto alla Juventus che secondo me sia nel primo tempo, anche se è stato molto noioso, sia nel secondo tempo a due volti, no? Più pimpante con più occasioni, meritavamo di battere il Milan che non è stato nulla di che, al momento in cui si parla ha fatto ancora 0-3 in porto con un Szczęsny inoperoso, però tra i migliori della squadra insieme a Vlahovic per certi versi e Benino anche Yildiz, poi è andato sostituito al posto di Miretti nel secondo tempo, poco tempo fa. Ecco, insomma, nel primo tempo poche emozioni, come avete potuto constatare anche voi, però una Juventus che comunque ha tenuto bene le posizioni, non ha fatto avvicinare Milan in maniera pericolosa alla nostra area, loro non hanno avuto occasioni appunto nitide, noi invece abbiamo fatto due tiri in porta con 5 tiri totali, anche il Milan 5 tiri totali, ma non nello specchio. E ovviamente da segnalare di questi due tiri in porta il più pericoloso in assoluto, quello su punizione di Dusan Vlahovic con il portiere molto bravo, Sportiello, e ovviamente un po' ingenuo Musa a farsi ammonire su quella situazione, regalandoci alla fine del primo tempo nel recupero questa palla gol nitida al limite dell'area con la punizione. Tra l'altro Vlahovic nel riscaldamento si stava allenando sui calci di punizione, non ne metteva molti dentro, però qualcuno l'ha buttato dentro, due mi sembra di averli visti. In ogni caso, sta affinando il suo mancino e sta diventando sempre un giocatore più completo e utile alla Juventus. Ecco, questo sicuramente. E devo dire che comunque il tandem Yildiz-Vlahovic è stato diverso che avere Chiesa e Vlahovic. Devo dire, sono partiti subito, no, titolari insieme in coppia dopo tanto tempo che non lo facevano. E devo dire che la Juve, insomma, ha tenuto a bada il Milan e ha creato comunque più del Milan, sempre pochissimo, ma comunque di più. Nel secondo tempo, devo dire che abbiamo avuto delle occasioni pazzesche e ecco perché dico, quando parliamo 0-0, è un risultato un po' beffardo, no? Un po' casuale, se vogliamo, in questo momento, perché c'è stata l'occasione clamorosa col tiro di Kostic da fuori area, ben parato dal portiere, che ha avuto la sfortuna, tra virgolette, di respingere il pallone su Danilo, che non è stato bravo e lesto a buttare la palla dentro. Quindi, tra parata del portiere e palo, anche Milan si è salvato in quell'occasione, però Danilo gli ha sparato praticamente addosso. E anche quella è stata un'occasione clamorosa in cui la Juventus ha messo, diciamo, a segno due tiri nello specchio della porta in una sola azione. E poi invece il quinto tiro è stato quello di Milik, che poteva essere più fortunato, devo ammetterlo, con una percussione di Chiesa sulla fascia, che intanto è entrato, no? Andando a comporre un tridente, finalmente appunto Allegri ha rischiato un secondo tempo un tridente e in effetti siamo riusciti a tenere le posizioni in difesa coprendo bene e conservando diciamo, la situazione senza rischi e abbiamo fatto anche delle occasioni, diverse occasioni da gol. E ecco anche lì Chiesa, come ho detto, dribbla bene, butta dentro questo pallone velenoso e con un bel colpo di testa Milik frustando non riesce però a battere Sportiello che in qualche modo si salva andando giù in maniera netta, no? Pam, deviando il pallone dallo specchio della porta, e anche lì la Juventus poteva meritare, secondo me, il vantaggio. Tant'è che comunque ho visto anche alcuni opinionisti che hanno detto veramente la Juventus in una partita del genere si trova ancora in parità in maniera, se vogliamo, rocambolesca. Quindi ecco, come vi dico, è una partita difficile anche da decifrare, perché come sappiamo non è che abbiamo un gioco, lo sapete benissimo, non abbiamo un gioco, non giochiamo bene. Si fa molta fatica a produrre, però, come ho detto, contro un Milan comunque rimaneggiato in difesa, che ha dovuto fare di necessità virtù, eccetera. Ecco, insomma, la Juventus comunque se l'è cavata fino adesso. Adesso siamo nel recupero inoltrato, come sapete. Ecco, del Milan, diciamo, note positive, se vogliamo, i tre più Giroud, che comunque prendono dei voti abbastanza buoni, soprattutto, come ho detto, Giroud, Pulisic, Loftus-Cheek, su tutti. Ecco, insomma, come ho detto, è un banco di prova comunque che a me ha soddisfatto, perché la Juve in questo momento porta a casa un punto importante per smuovere la classifica comunque, e come abbiamo detto ci servono 7 punti molto agonizzanti per arrivare alla qualificazione matematica e aritmetica in Champions League. Quindi, come ho detto, questo punto sommato a 3 punti con la Salernitana, 3 punti col Monza, diamoli per fatti se vogliamo, con la Salernitana già retrocessa, il Monza che non ha più nulla da chiedere,
né a livello di lotta per la salvezza, né a livello di speranze di entrare in Conference League. Quindi, come sapete, la Juve potrebbe ritrovarsi in un battibaleno in Champions. Come ho detto, sarebbe ottimo ovviamente chiudere al terzo posto. Non sarà facile perché il Bologna comunque giocherà con l'Udinese. Con questo pareggio che sta maturando potrebbe agganciarci. E ovviamente la Coppa Italia, che come ho detto è un obiettivo, ci sarà il 15 maggio, quindi c'è tanto tempo per pensare a questa partita, ancora molto presto, però dovremo sicuramente tenere le energie mentali e fisiche anche per quella partita, soprattutto tenendo conto che l'Atalanta è in forma smagliante e dovrà lottare in tutti i modi per cercare di stare nelle prime 5, visto che non ha la garanzia di andare in Europa, perché se perde la Coppa Italia non ha l'accesso all'Europa League. Se non dovesse vincere l'Europa League, non va in Champions League. Quindi potrebbe trovarsi, diciamo, veramente senza godimento nelle mani, no? Se vogliamo dire, usare una metafora. Quindi, insomma, anche qui sarà una lotta veramente estenuante. Come abbiamo detto, Atalanta e Roma sono tenute comunque a fare un tour de force molto più dispendioso del nostro e quello della Milan e del Bologna, perché devono per forza di cose vincere tutte queste partite che le separano da qui alla 38esima giornata. Mentre, come abbiamo detto, in tutte le salse, al Milan basterebbero 2 punti, uno già lo stanno ottenendo in questo momento contro la Juventus, e invece il Bologna 8 punti, che comunque nelle ultime partite che ha a disposizione, secondo me, può fare tranquillamente, perché ha comunque anche Udinese, Genoa. Ha delle partite comunque abbastanza agevoli, al di là della partita che dovrà giocare con noi al Dall'Ara. Quindi, insomma, diciamo che la situazione si sta delineando abbastanza bene. Questa Juventus che piano piano, arrancando di inerzia, comunque raggiungerà l'obiettivo minimo della Champions League tanto desiderato e anche, diciamo, predisposto dalla società a inizio stagione. E, come ho detto, ci stiamo preparando anche al cambiamento d'aria, al cambiamento di guida tecnica alle porte, con un Giuntoli sempre più convinto della sua decisione e con un Elkan che lo sta appoggiando, no? Gli sta dando carta bianca da questo punto di vista. Come ho detto, lasciamo l'1% di possibilità che invece di Motta arrivi qualcun altro, Conte o altri nomi che non abbiamo ancora detto, e l'1% di possibilità anche che, nella follia più totale, ma non credo che succeda, Elkan di testa sua voglia prolungare il contratto di Allegri. Non credo, come ho detto, però in questo momento di bufera, no? Dove le notizie cambiano ogni secondo, per tenerci, diciamo, con i se, con i ma, col condizionale, lasciamo questa porticina aperta in modo tale che magari non ci troviamo spiazzati se dovesse succedere. Ma, come ho detto, la percentuale è talmente piccola che è anche irrisorio comunque parlarne. Ecco, quindi diciamo che in questo momento ho visto una Juventus, stando a quello che abbiamo guardato finora nel primo e secondo tempo, comunque migliore di altre volte. Tutto qui, niente di che. Chiudiamo qui la partita, è finita proprio adesso, 0-0. Stavolta non ho parlato sfortuna. A presto, mi raccomando, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Un saluto da Stivello, vi voglio bene.